Bene, voglio mostrarvi adesso come eseguirla anche al mandolino interamente, non solo quella parte del ritornello, no? Ma proprio tutto il brano, quindi tutte le melodie e anche gli accordi, vedere come far rendere il brano con il mandolino. Vediamo subito l'intro, quindi siamo in La minore, il La minore al mandolino lo prendiamo in questa maniera, schiacciando con il dito numero 1 queste due corde sui bassi, in questa maniera. Poi aggiungiamo il dito numero 2 qui, sulla nota di Do, questo è un La diesis, Si, Do, per chi fosse. E poi sollevo, vedete, sollevo lasciando libero questo Mi a vuoto. Quindi questo è l'accordo di La minore. Sul La minore inizia la melodia, esattamente sulla nota di Do. Qui alternate tutto partendo dalla pennata in giù. E suonate il Mi, vedete? Do, Si, La, Mi. Mi candino a vuoto. Poi arriva il Re minore. Qui vi potete aiutare anche armonicamente facendo l'accordo, oppure anche semplicemente la nota. Questo re lo potete prendere con il mignolo, ma anche con il terzo dito. Poi la a vuoto. E arriva la parte della melodia. Vedete? Do, Si, La, Mi. E il Mi lo potete anche tremolare, no? Poi, quindi il Re a vuoto, poi al quinto tasto. Do, Re, Do, Re, Do, Re, Mi. Ok? Mettete il Mi. Sul cantato potete fare un arpeggino, io di solito quando mi capita di suonarlo, una band, e qualcuno suona la chitarra, io lo seguo al mandolino e faccio degli arpeggini. Quindi questo è La minore, come vi avevo mostrato prima. Quando dovete fare il Mi settima, spostate questo dito indietro e mettete il dito numero 1 sul Sol diesis, il Re suonerà a vuoto e questo è Mi settima, La minore, Mi settima, La minore, Mi settima. Re minore, così, vedete sul mandolino, due dita, uno qui, l'altra corda a vuoto e il dito numero 1 al primo tasto, Re minore. Potete imparare il mandolino suonando direttamente le canzoni, imparate queste posizioni. Vedete? Re minore, La minore, Re minore, La minore, il Si bemolle. È un pochettino più complicato, ma neanche tanto. Fate un barré e poi disponete il terzo dito al quinto tasto della seconda corda, il mignolo al sesto e il barré. Questo è Si bemolle, La minore, il Mi settima, il Si settima lo fate così, vedete? Sul Si, il quinto
al quarto tasto questa corda, un Sol nel mandolino, Sol, La, Si, Re diesis e La e Mi. Qui liberi di fare un qualsiasi arpeggio. Quindi arpeggiate in maniera libera, anche solo dando pennate in giù se preferite. Re minore. Ritornello, potete fare quella melodia, la famosa melodia al mandolino. Avete due modi, uno di suonarlo in Re qui e mi cantino a vuoto. Re, Fa, Mi. Oppure qui. Tutti sulla stessa corda, sulla seconda. Re, Mi, Re, Fa, Mi. Il primo dura metà, no? Quindi, mentre il secondo. Ritorno al Fa diesis e poi lo rifà di nuovo. E, non c'è altro se non la parte del tema in maggiore e poi il finale, giusto? Il tema in maggiore. Da La minore si va a La maggiore, quindi questo dito, il Do diventa Do diesis, quindi diventa La maggiore e la melodia parte proprio dal Do diesis. In questo caso vi conviene mettere direttamente il dito numero 2, perché poi dal Do diesis dovrete suonare il Re, questa la tremolate. Poi due pennate, tutte e due in giù. Tutte in giù queste pennate. E Do, Re, Fa diesis e Mi a vuoto e lo tremolate. Vedete poi Re, Mi, Re, Do. La cosa carina nel mandolino, ogni qualvolta fate una nota, potete armonizzarla anche con una sesta, con una nota che si combina molto bene. Vedete? Quando andremo a Do, la stessa cosa, da La maggiore. Se questo è La, La diesis, Si, Do. Quindi, ora, in questo caso, non mettiamo il dito numero 2, ma mettiamo il dito numero 3. Sempre potete suonare anche la sesta. Quindi il Mi e il Sol insieme. Poi, vedete? Ora un piccolo trucchetto, lasciate il dito numero 3, lasciate il dito numero 3 lì sul Mi, qui suonate il La col dito numero 2, ma il 3 ancora rimane lì e suoniamo il Sol con l'1 e poi le suoniamo tutte e due, avremo le terze, armonizzazione per terze. Quindi con quel dito che rimane sempre lì basta spostare qualcosa e abbiamo tutta la melodia fatta. Perché ve la mostro piano piano. Vedete? Qui metto il mignolo,
sono la nota di sotto che ho lasciato già lì e continuo a suonare. E si ritorna al canto. La minore, mi, e il finale, come l'inizio, arriviamo al re, suonate do 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 si, tirate indietro il dito e facciamo la scala cromatica sotto, mi fa, fa diesis, sol, sol diesis, tirate avanti il mignolo, la e chiudete. Quindi ok, poi seguite la partitura e sarà tutto chiaro. Intanto sì, potete divertirvi con le melodie seguendolo piano piano, e ma soprattutto cercate di memorizzare questi accordi che poi troverete spesso nelle canzoni: la minore, re minore, sol maggiore, do maggiore, mi settima, eccetera eccetera. Sono un po' scomodi da prendere sul mandolino perché il manico è molto stretto, quindi dovrete proprio stringere le dita per eseguire certe posizioni, però provateci, prendete un mandolino e iniziate ad esplorare, a divertirvi a suonarlo. Bene, grazie ancora e al prossimo video. Iscrivetevi sempre al mio canale e seguitemi. Ciao!